Cerchi un canale televisivo innovativo e diverso da tutti gli altri? La risposta è Dialogo TV, una vera e propria piattaforma multimediale in grado di fornire ogni giorno, ad ogni ora, servizi d'attualità, curiosità, rubriche e approfondimenti. Sempre online da qualsiasi posto, tempestivi, interattivi, ad accesso illimitato e completamente gratuiti. Cosa aspetti? Dialogo TV è a portata di click. Metastasi, è questo il titolo del nuovo libro di Gianluigi Nuzzi con Claudio Antonelli sul fenomeno dell'andrangheta tra Nord e Sud Italia. Abbiamo intervistato alla presentazione di questo nuovo libro gli autori. Abbiamo la presunzione di presentare questo libro che racconta un'andrangheta non per gli addetti ai lavori ma per far capire come può bussare alla porta di tutti dall'oggi al domani. È un titolo molto forte che l'abbiamo fatto non pensando solo alla politica, vedendo come le cellule sane possono essere soccombenti. C'è la storia del ragioniere di Valmadrera che viene praticamente sottratto dalla casa perché piaceva a un amico del boss Franco Cocco Trovato. C'è l'aggressione all'economia sana del nostro paese, c'è anche la politica, ci sono le armi che vengono vendute dai partigiani ai picciotti, ci sono i rapporti con i sindacati, ci sono i rapporti con tutte le persone che hanno voce e storia in capitolo. Che impressione fa avere la telefonata da parte di un pentito che dice voglio raccontarti la mia storia? Poi soprattutto un collaboratore di giustizia di 'Ndrangheta, si sa che in 'Ndrangheta non è molto diffuso il fenomeno dei pentiti. Effettivamente sono una cinquantina scarsa su il migliaio in Italia, per cui dà l'idea. Emozione e un po' di paura. E poi la preoccupazione iniziale di verificare, di capire chi hai di fronte, l'attendibilità della persona che hai di fronte, quindi ci vuole tempo e ci vuole impegno per questo. Non è giusto strumentalizzare questo libro e pensare che questo libro sia un libro fatto di 'Ndrangheta e Lega, assolutamente non è così, è un libro contro la 'Ndrangheta che si sviluppa in 30 anni di vita e anche numericamente il capitolo dedicato alla Lega è uno degli altri capitoli. Ma non è in questo capitolo c'è la politica, non c'è solo il tentativo di approccio della 'Ndrangheta alla Lega ma anche agli altri politici. In un periodo in cui si sta parlando tanto della 'Ndrangheta anche soprattutto in Lombardia, in merito anche a quanto è stato fatto a livello e si tenta di fare a livello politico, secondo voi qual è la mossa giusta? Ma noi come autori siamo contro la demagogia, penso che ci siano persone molto più in grado di noi di fornire la ricetta magica. L'impegno di magistrati come Gratteri, come Capaldo, come anche la Boccassini sotto questo profilo è assolutamente encomiabile, però sono iniziative a macchia di leopardo. Noi crediamo che la 'Ndrangheta stia attentando alla salute dell'Unione Europea, stia alterando le regole del libero mercato, stia aggredendo esattamente come hanno fatto i terroristi di Al-Qaeda. E forse se l'Unione Europea avesse una reazione come ha fatto Washington dopo l'11 settembre sarebbe la risposta esatta.